Si è conclusa sabato la sesta edizione della mostra interattiva di scienze Sperimentare giocando, conoscere sperimentando, organizzata dall'Associazione per l'insegnamento della fisica, sezione di Giarre Riposto, e svoltasi al Liceo Scientifico Leonardo di Giarre. Una mostra in cui lo spettatore ha potuto interagire e sperimentare gli exhibit realizzati dagli alunni e dai docenti delle scuole del territorio che hanno seguito il tema scelto quest'anno, il visibile e l'invisibile. La conclusione dell'evento è stata affidata alla conferenza La STM e le nuove frontiere della microelettronica, con relatori d'eccezione, fra questi anche il site manager della STM Catania, Francesco Caizzone, che ha catalizzato l'attenzione dei giovani su argomenti di grande rilievo. Noi abbiamo portato un po' di testimonianza delle nostre tecnologie, quindi tramite dei demo board che arrivano dal nostro sito di Catania, e in questa sede conclusiva del convegno abbiamo voluto trasmettere ai ragazzi dei valori su quello che è l'importanza di puntare sulla tecnologia, sullo studio delle materie scientifiche, perché questo credo potrebbe essere una grande occasione, anche perché no, di sviluppo economico per il nostro territorio. E credo che una grande azienda come ST possa favorire la nascita di queste opportunità. I ragazzi come rispondono a momenti come questo? È un po' così, un po' un feeling misto. Secondo me c'è del lavoro da fare, sicuramente abbiamo bisogno di professori anche che si interessino molto, diciamo, a queste cose, che facciano un po' da ponte. E ovviamente da parte nostra noi confermiamo la nostra disponibilità, però sicuramente è un campo dove c'è tanto da lavorare. L'STM è un'azienda che opera anche in ambito internazionale, un punto di riferimento importante per il territorio, un'azienda che dà lavoro sicuramente. Ma certamente, STM è un'azienda che a livello complessivo noi abbiamo grosso modo oltre 43.000 dipendenti nel mondo, di cui 4.000 sono a Catania. Quindi quando noi parliamo di Catania dobbiamo parlare non solo di un numero 4.000, ma dobbiamo parlare di una qualità di risorse molto importante, perché abbiamo 1.450 grosso modo laureati. Abbiamo 1.000 persone dei 4.000 che fanno ricerca e sviluppo, quindi chiaramente la presenza non è una presenza soltanto a livello quantitativo, ma è una presenza qualitativa importante, per non parlare ovviamente anche del nostro indotto. È un indotto che potrebbe in alcuni momenti raddoppiare l'impatto sul territorio. Qui ci sono tante famiglie che vivono chiaramente con il nostro lavoro. Se avessimo probabilmente altre due o tre ST dalle nostre parti, forse avremmo risolto il problema.